Nell'inferno, per esprimere il carattere eccezionale della condizione dei dannati, Dante ricorre spesso ai miti ovidiani, ai quali attribuisce un nuovo significato e una nuova funzione. Vediamo come, esaminando molto brevemente la rappresentazione della bolgia dei fraudolenti nei canti 24esimo e 25esimo dell'inferno, dove le anime sono tormentate da una quantità spaventosa di serpenti, il cui morso benefico provoca una serie di metamorfosi dolorose. Tre in particolare le trasformazioni che ci interessano: un serpente si avventa sulla nuca di Vanni Fucci, che viene immediatamente ridotto in cenere, per poi riprendere aspetto umano ed essere nuovamente punito, e così via per l'eternità. Protagonisti della seconda metamorfosi sono due dannati, uno in forma umana, l'altro di serpente. Il serpente si avventa sul primo e si unisce a lui, diventando un'unica mostruosa creatura. Infine, in una progressione di complessità, il dannato, dopo il morso benefico del serpente, assume la forma dell'animale, che a sua volta si trasforma in uomo. Assistiamo quindi a una sorta di trasmutazione delle forme o metamorfosi reciproca. Non è un caso quindi che la seconda metà del canto 24esimo dell'inferno e tutto il 25esimo siano intessuti di rimandi alle metamorfosi di Ovidio. Per esempio, l'incenerimento e la ricostituzione di Vanni Fucci vengono illustrati attraverso la similitudine della fenice, mitico uccello che, dopo aver vissuto più di 500 anni, muore e rinasce dalle proprie ceneri. Così, per gli gran savi si confessa che la fenice muore e poi rinasce, quando, al 500° anno, appressa. Erba nebbiado in sua vita non pasce, ma sol d'incenso lagrime e damomo, e nardo e mirra son l'ultime fasce. Precisi rimandi testuali confermano che Dante sta qui citando il passo del 15° libro delle Metamorfosi, in cui Ovidio, nel più ampio contesto di una digressione su animali generati da altri animali, menziona il caso anomalo della fenice. Tuttavia, il rapporto con l'illustre modello non si risolve esclusivamente in una articolata rete di echi testuali, perché il dialogo con il classico antico non è solo diretto, binario, da Dante a Ovidio, in quanto presuppone un terzo fondamentale interlocutore, costituito dalla cultura cristiana. Ed è qui che il mito ovidiano assume un nuovo significato e una nuova funzione. La fenice, entrata nei bestiari medievali, era stata oggetto di un'interpretazione in chiave morale e allegorica, diventando un simbolo cristologico, un simbolo della resurrezione di Cristo e della redenzione finale nella vita eterna, a cui deve mirare tutta la vita del cristiano sulla terra. Come si spiega, tuttavia, il paragone con la fenice, immagine cristologica di risurrezione, nel caso di Vanni Fucci, uno dei più spregevoli e odiosi tra i dannati? La ragione è che abbiamo di fronte un classico esempio di parodia sacra, cioè dell'applicazione in senso negativo e grottesco di un simbolo che invece è positivo e addirittura sacro. La rinascita della fenice diventa quindi un elemento parodizzato, in quanto non allude alla resurrezione, alla vita eterna di Cristo e del cristiano, ma a una rinascita ciclica di segno negativo, in cui il dannato riprende forma e vita solo per essere punito per l'eternità. La relazione con il mito classico si complica dunque attraverso la triangolazione con la cultura cristiana, che ne modifica il significato quando Dante riutilizza e riattiva il mito nella commedia.